Amici di cerignolaviva.it, siamo qui con Michele Monaco, amministratore delegato della Tecnomaster.biz, SPA, società per azioni, e nonché patron dello StornaRep. Buongiorno Michele, innanzitutto volevo chiederti, ti vedo molto più rilassato dopo le fatiche del concerto StornaRep, vero? Sicuramente sono visivamente più rilassato, insomma la tensione dei giorni dello StornaRep è ormai passata. E voglio pertanto ringraziare lo staff che mi ha reso meno faticoso tutto l'iter sia di avvicinamento all'evento sia dell'evento stesso. Ognuno di loro ha davvero dato il 120% per la riuscita dell'evento e i numeri, lasciamelo dire Stefano, con fierezza mi hanno dato ragione. Sicuramente non è stato facile organizzare StornaRep. Allora, lasciami dire che organizzare StornaRep, come già detto, non è facile. Abbiamo pensato e realizzato un evento nell'evento che ha generato coinvolgimento a tutti i livelli, partendo proprio dal nostro staff per arrivare ai fan che sono accorsi a sostenere i ragazzi del contest e gli artisti più affermati. Lasciami ricordare il 21 Salmo, il 22 Gepecchegno e il 23 Shaggy. Proprio per quanto riguarda i numeri, ecco Michele, ci puoi svelare il bilancio di questa grande manifestazione che è stata a StornaRep? E come bilancio ti devo dire che oltre 60.000 persone hanno condiviso con noi fisicamente questo evento, divertendosi, ballando, cantando, saltando insieme ai nostri sponsor, all'amministrazione comunale e a tutti gli addetti ai lavori. Ciò ha creato una folla immensa e unita sotto il nome di StornaRep a Stornara. Inutile dirti che i risultati sui canali social non potevano non essere virali, quindi 200.000 contatti sulla pagina Facebook in un mese, 160.000 contatti sul sito web e mi inorgoglisce particolarmente che i nostri video live condivisi dal circuito ufficiale social hanno ottenuto più di 10 milioni di visualizzazioni. Mi viene di dire che abbiamo creato un mostro. Direi un mostro di bravura, bravissimi soprattutto, perché non si è mai visto un tale concerto in provincia. Noi della redazione abbiamo registrato commenti positivi al di fuori dalla regione Puglia. Ecco, mi chiede, ci puoi svelare qualche segreto di questa manifestazione? Addirittura segreto. Io penso di averti già risposto tra le righe. Ti ho già detto che lo staff vince sulle problematiche, quindi il mio staff è formato da tutti i migliori professionisti della zona, perché per me è importante il territorio, insomma, far crescere il territorio e con questo creare una sorta di indotto economico. Considera che abbiamo investito 150.000 euro e mi fa piacere pensare che una grande fetta è andata ad attori proprio del nostro territorio. Sicuramente vuoi ringraziare qualcuno per la riuscita dell'evento. Questo per me è un assist, quindi non è una domanda, è un assist in senso calcistico. Insomma, grazie per darmi la possibilità di poter ringraziare chi ha reso possibile il successo dello StornaRep. Se posso, vorrei innanzitutto porgere i miei saluti e ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Rocco Calamita, squisito, bravissimo, l'assessore Roberto Nigro che ha inventato lo StornaRep. Quindi a loro va innanzitutto il mio applauso perché abbiamo preso una staffetta. Quindi negli anni precedenti lo StornaRep era già un evento. In seconda istanza vorrei ringraziare e salutare come al solito la VAD Agency di Pasquale Olandese per la comunicazione del marketing, la mia azienda, la Tecnomaster.biz SPA per tutto ciò che concerne il discorso web, quindi la progettazione web e poi Francesco Di Leo per la grafica coordinata, insomma, l'evento. Francesco Di Leo, ricordo, è un mio collaboratore, diciamo, all'interno della mia azienda, quindi della Tecnomaster.biz. Dopodiché non posso non ricordare Antonio De Toma e Nicola Molinario per la direzione artistica, hanno fatto un grande lavoro, come al solito, ma ne ero sicuro. Ancora Rocco e Vito Di Salvatore per le strutture audio, le luci e il service, la protezione civile per il loro lavoro, la Pro Loco di Ortanova, la security del mio carissimo amico Leonardo La Penna e la cooperativa Padre Pio per il soccorso sanitario.
Ultima domanda e ti lascio andare ai tuoi impegni. Non possiamo lasciarci andare sicuramente a prospettive future dell'evento Stornare. Ecco, ci puoi svelare già qualche retroscena per il futuro? Ti lascerei con un no comment, perché sinceramente, insomma, se sono dei segreti, se c'è qualcosa in cantiere, insomma, non vogliamo svelarla adesso. Fatto sta che sinceramente Stornare adesso è diventato un evento di risonanza, diciamo, regionale, quindi la mia idea è, da persona ambiziosa quale sono, è portarla al di fuori dei confini regionali, di avere un riscontro a carattere nazionale. Speriamo di riuscirci, vediamo un pochettino se si mantiene ancora lo status quo su Stornara, se vi sarà la possibilità di un'amministrazione, poiché l'anno prossimo si vota, ancora compiacente a quello che è le nostre aspettative di successo, sicuramente mi vedranno in prima linea. Ti posso dire solo questo, insomma, non me ne volere, ma purtroppo di più non posso, Stefano, scusami. Ti ringraziamo Michele per questa bellissima chiacchierata, soprattutto ecco, speriamo di averti prossimamente nei nostri microfoni di Cerignola Viva come nostro gradito ospite. Ti voglio ringraziare, Stefano, perché effettivamente voi col Circuito Viva avete dato una grande mano al nostro marketing territoriale che abbiamo strutturato per l'evento Stornarep. Voi insieme a Telenorba, insomma a Rai 3, a Telefoggia, alla Gazzetta del Mezzogiorno, insomma tutti i nostri amici, Luca Caporale, dimenticavo assolutamente no, quindi con Teledauna, con il blog dei 5 Reali Siti, a Francesco Gasbarro con l'attacco, il megafono EU, quindi praticamente siete quegli attori che ci hanno dato visibilità, che hanno dato la possibilità a Stornare di diventare quell'evento mediatico che è stato. Grazie veramente di vero cuore, Stefano, siete stati davvero stupendi. Grazie, grazie a te.